Parole, parole, parole. Nuovo appuntamento, appuntamento quotidiano con la lingua italiana. Lo sapete, approfondiamo ogni giorno una parola diversa della nostra lingua, ovviamente ascoltando anche i vostri suggerimenti. La parola scelta per oggi è arcobaleno. Arcobaleno è un sostantivo maschile, una composizione di due parole, arco e baleno, che indica un fenomeno di ottica atmosferica dovuto alla rifrazione e alla riflessione della luce di una sorgente. Generalmente il sole, però può essere anche la luna oppure una sorgente artificiale molto intensa. Ecco, in questo fenomeno, attraverso le goccioline d'acqua disseminate nell'atmosfera, ovviamente osservabile durante la pioggia, oppure al ritorno del sole dopo la pioggia, oppure negli spruzzi di una cascata, insomma di una fonte d'acqua che viene investita dai raggi solari, si presenta come una serie di archi colorati. Sono degli archi circolari concentrici in cui i colori ovviamente si succedono. È un fenomeno che almeno tutti, almeno una volta l'abbiamo visto nella vita, e ovviamente è un fenomeno che attrae soprattutto i più piccoli. Ecco, li fa rimanere incantati a bocca aperta a guardare l'arcobaleno che vorrebbero non andasse mai via. Ecco, le frasi che abbiamo scelto per oggi che parlano dell'arcobaleno, che poi è una parola in realtà complessa, però dal duplice significato, perché non è solo un fenomeno atmosferico, perché possiamo considerarlo anche in realtà una metafora nella nostra vita. Ecco, la prima frase è di George Gordon Byron. Lui diceva: «Sii tu l'arcobaleno delle tempeste nella tua vita, il raggio che la sera, come un sorriso, le nuvole spazza via». Cosa voleva dire Byron? Voleva dire che in realtà dobbiamo essere noi l'arcobaleno di noi stessi, della nostra vita. Ecco, dobbiamo far sì che i momenti negativi vengano scacciati da noi stessi per accogliere poi invece i momenti di gioia. Un'altra frase invece appartiene a Charlie Chaplin e dice: «Non vedrai mai un arcobaleno se guardi verso il basso». Queste due frasi in realtà possono sembrare collegate, perché in realtà se noi ci abbattiamo, che poi è quello che Byron ci dice di non fare, se noi ci abbattiamo e guardiamo verso il basso, non vedremo mai la luce, non vedremo mai l'arcobaleno, i colori che la vita ci riserva e quindi i momenti di gioia. In realtà se ci demoralizziamo non vedremo mai la risalita da quel momento buio, da quel momento negativo. Queste due frasi, quindi, seppur appartenenti a due personaggi diversi, entrambe due figure di spicco nella storia, ovviamente dicono la stessa cosa, dicono una cosa simile, e cioè non abbattiamoci, rendiamoci protagonisti della nostra vita, rendiamo l'arcobaleno protagonista della nostra quotidianità. Ecco, facciamo sì che i colori entrino nella nostra vita. Questo appuntamento si conclude qui, io vi ringrazio come sempre per essere stati con noi, perché siete in tantissimi a seguirci, vi invito a continuare a scriverci sulle nostre pagine social, Facebook e Instagram di Spazio Notizie, Sicilia 24 TV, parole, 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 torna domani.